Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere insieme quelle che sono le uscite estive, perché il dubbio che sta venendo a molti è: ma in estate cosa devo giocare? Non esce niente, non c'è niente, che nessun annuncio in particolare. Ed effettivamente l'estate è sempre stato un periodo un po' critico. Nonostante ciò, ci sono state delle annate in cui ci sono state delle uscite importanti, soprattutto delle esclusive Sony, che magari deve distribuire le sue uscite nel corso dell'anno e poi comunque sa che anche in estate le venderebbe lo stesso. Quindi per esempio The Last of Us Parte 2 è uscito, se non mi sbaglio, a giugno dopo il rinvio, quindi comunque in estate o nei pressi dell'estate. Quindi andiamo a vedere quest'anno cosa esce, cosa è previsto fino ad ora come uscite estive. Io sono su AverageX, ne ho parlato in un video di questo browser fatto per il gaming e per i gamer, quindi ve lo consiglio, magari vi lascio nelle schede il video dove ne parlo. Qua in AverageX ci dice quali sono le uscite estive, cioè le uscite di tutto l'anno, e vediamo subito che il 10 giugno esce The Quarry. The Quarry. Allora, The Quarry è un horror, un'avventura interattiva di Supermassive Games, che nel mentre porta avanti lo sviluppo e l'uscita dei giochi della Dark Pictures Anthology, perché è stato annunciato, diciamo, il prossimo, che è The Devil in Me, nel frattempo porta avanti questo progetto collaterale, perché The Quarry non credo faccia parte, se non mi sbaglio non fa parte della Dark Pictures Anthology. E questo The Quarry però sarà sempre un horror, che però dovrebbe riprendere un po' quella che è l'atmosfera vissuta in Until Dawn e con Until Dawn, che effettivamente è stato il trampolino di lancio forse di Supermassive Games, che poi in questa Dark Picture Anthology un pochino si è persa, non è stata apprezzata da tutti, o comunque non tutti gli episodi, una qualità un po' altalenante. Ecco, vediamo cosa ci offrirà The Quarry. Allora, l'estate volge al termine nelle remote foreste a nord di New York. E per un'ultima notte i giovani animatori di Hackett's Quarry hanno il campo estivo tutto per loro. Vuol dire senza bambini, adulti e soprattutto senza regole. In questa storia cinematica da brividi, il destino di tutti e nove gli animatori è nelle tue mani, mentre la loro intenzione di fare festa si trasforma in un'imprevedibile notte di orrore. Sempre in bilico tra la vita e la morte, le tue scelte saranno decisive per determinare l'esito della storia. Quindi una tipica avventura, come vengono fatte sempre da Supermassive, con delle scelte che influenzeranno l'esito della storia, ma soprattutto la sopravvivenza dei nostri personaggi. Per l'appunto qua si riprendono le atmosfere di Until Dawn, anche la dimensione dei personaggi è più o meno la stessa, perché come vedete si riprende un po' quello che era gli adolescenti e l'horror movie tipico americano, con degli adolescenti in pericolo nel campo estivo. Quindi vedremo un po'. Questo sicuramente è uno dei titoli più interessanti, ecco, in un'estate che per ora è abbastanza povera di uscite importanti, ma comunque non sarà sicuramente un titolo lungo, cioè un titolo che ti può accompagnare per settimane, ecco, questo sicuramente. Andiamo avanti. Il secondo titolo che vorrei mostrarvi, appunto perché andando avanti nella nostra scaletta, c'è il 21 giugno The Day Before. Ora, The Day Before è il loro sito, non so perché, è offline, quindi ho preso qua la pagina di Steam, ma come sempre vi mostro il trailer in sovrimpressione. The Day Before, che titolo è? Vediamo un po' le informazioni. Allora, è un MMO di sopravvivenza a mondo aperto, ambientato nella letale America post-pandemica, invasa da infetti affamati di carne umana e sopravvissuti capaci di uccidere pur di ottenere cibo, armi e veicoli. In questo contesto dobbiamo insomma sopravvivere, addentrarci con altri giocatori e abbattere gli infetti per trovare delle risorse per appunto sopravvivere, per lustrare dei luoghi meravigliosi ma pericolosi, trovare colonie di sopravvissuti. Questo titolo effettivamente, quando è uscito il trailer, ha attirato molto l'attenzione di tanti, perché sembra essere veramente molto simile a The Last of Us come tipologia, cioè anche come diciamo come ambientazione, cioè vedete queste scene in cui c'è un personaggio che comunque si trova effettivamente, sembra trovarsi in una situazione di grande difficoltà nel mondo e che deve sopravvivere con risorse molto limitate e con animazioni che sembrano essere pesanti. E diciamo che è sembrato
dai trailer un misto tra The Division e The Last of Us, quindi un po' lo sparatutto di The Division, però con la modalità di sopravvivenza di The Last of Us. Vedremo chiaramente come sarà, però l'uscita adesso è abbastanza vicina. Ciò che un po' mi spaventa, nonostante ritengo che di tutta l'estate sia il titolo più affascinante per ora annunciato, è il fatto che sia un MMO. Avrei preferito tutta la vita che fosse un single player story driven, perché secondo me non ce ne sono mai abbastanza. MMO chiaramente qualcosa si perde sempre dal punto di vista della narrazione, come appunto in The Division, in cui il fatto di essere tutto in multiplayer rendeva l'esperienza più divertente, però levava tanta storia, tanta narrazione, tanto contesto al mondo di gioco. Quindi questo è il secondo titolo di cui vi volevo parlare. Il terzo titolo di cui vi parlo, che esce il 30 giugno, è Cuphead The Delicious Last Course. Questo è effettivamente invece un DLC, possiamo chiamare un DLC, sì. Cioè è un DLC ufficialmente, però in realtà è come se fosse un sequel, perché gli sviluppatori sono presi tanto tempo effettivamente per portarlo avanti questo seguito, e quello che doveva essere a tutti gli effetti un seguito poi è stato annunciato sotto forma di DLC. Quindi vedremo effettivamente se sarà un sequel sotto forma di DLC oppure un semplice DLC. Secondo me comunque i contenuti non mancheranno, e chiaramente Cuphead, non ve lo sto a dire, uno dei titoli che è stato più apprezzato soprattutto per il multiplayer in locale, che ha dato tantissime ore di divertimento e bestemmie a tantissimi giocatori, stile artistico disegnato a mano di qualità infinita, bellissimo da vedere. Se si è amanti delle sfide, effettivamente Cuphead e questo seguito, o DLC come lo si voglia chiamare, è imperdibile, magari giocando anche con un amico. E ci sono boss da affrontare, ma anche livelli a scorrimento laterale, dei run and gun tipici, e il tutto condito da boss veramente disegnati in maniera incredibile. Assolutamente consigliato. 30 giugno esce anche questo DLC di Cuphead. Chiaramente, secondo il mio parere, Cuphead ha senso giocato in coop, magari in locale. Da soli può essere divertente perché offre comunque una sfida alta, però non c'è paragone rispetto a giocarlo in multiplayer, ragazzi, proprio un altro livello totalmente. Quindi io chiudo qua con Cuphead. Vi faccio vedere anche quelle che sono le uscite che non ci sono a luglio e ad agosto. A giugno esce Fire Emblem, al quale io non sono interessato. Magari c'è anche il DLC Sunbreak di Monster Hunter Rise, può essere interessante per qualcuno. Io ho parlato delle uscite più interessanti per me, chiaramente per me. Luglio, spoglio totale di qualunque cosa, e poi agosto c'è Saints Row, magari qualcuno può interessare, non è una mia priorità. Però effettivamente se guardiamo luglio e agosto c'è molta carenza, qualcosina ancora giugno esce, luglio e agosto nulla. I motivi per i quali succede questo è una minore propensione al consumo da parte dei giocatori, anche e soprattutto un discorso fiscale, quindi di monetizzazione e di messa a bilancio dei ricavi delle vendite da parte delle società, che non conviene quindi far uscire i propri prodotti dopo la chiusura del bilancio e quindi in estate. Magari questo lo si potrebbe approfondire in un video apposito, non mi ci soffermo adesso, ma sta di fatto che effettivamente si annuncia un'estate, a meno che non ci siano delle altre uscite, degli altri annunci che ancora non ci sono state, si preannuncia un'estate abbastanza povera, purtroppo. Ragazzi, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate voi, se avete preso di mira qualcos'altro oppure se ne approfitterete, forse come me, per il backlog, per recuperare tanta roba arretrata. Fatemelo sapere in un commento, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare like e magari attivare anche la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a un prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi, ciao!